Cari Lignanesi, purtroppo in data odierna, dopo un complesso ed articolato confronto con l'azienda sanitaria, ho potuto apprendere della presenza di 5 casi di positività al test del coronavirus sul nostro territorio, per 3 dei quali è stato disposto il ricovero ospedaliero, mentre per i restanti 2 la misura della quarantena obbligatoria al proprio domicilio. Per i familiari delle persone ospedalizzate, invece, è stato disposto da parte dell'azienda sanitaria la quarantena volontaria perché allo stato risultanti asintomatici. Purtroppo la situazione è in evoluzione, ma devo dire che ho sentito tutte queste persone, fortunatamente le stesse stanno bene, sono seguite dall'azienda sanitaria e l'amministrazione ha attivato tutti i servizi di supporto nel caso in cui ve ne fosse la necessità, sia da parte della nostra assistente sociale sia da parte della protezione civile. E devo ringraziare in tal modo anche tutti quanti i volontari che stanno offrendo un enorme contributo di supporto alla nostra comunità, soprattutto alle fasce più deboli della stessa, attraverso la consegna di medicinali e di farmaci o di beni di prima necessità. Devo altresì ringraziare tutti voi che state osservando tutte le misure che sono state adottate dal nostro governo con grande senso di responsabilità, facendo uno sforzo e un sacrificio comune, perché solo rimanendo a casa, solo evitando di avere dei contatti sociali, solo uscendo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per l'acquisto di beni di prima necessità, che si potrà veramente combattere in maniera efficace, prevenire e contrastare il diffondersi di questo virus. E infatti devo dire che è di qualche minuto fa la pubblicazione delle nuove misure che sono state adottate dal nostro Presidente della Regione, con le quali il Presidente ha ulteriormente limitato la libertà di circolazione e di movimento sul nostro territorio. In particolare il Presidente Federica ha fatto divieto di svolgere attività motoria e sportiva all'aria aperta, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo ai parchi pubblici o aperti al pubblico, a giardini pubblici o aperti al pubblico o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente. Il sottoscritto, in ottemperanza di questo obbligo, adotterà da domani un'ordinanza di divieto e di inibizione di accesso ai parchi pubblici e ai giardini pubblici del nostro territorio. Inoltre, il Presidente ha disposto nei confronti di tutti i cittadini della regione, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, l'obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. E infine ha adottato per la giornata di domenica la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Cari Lignanesi, è solo osservando scrupolosamente queste misure, è solo resistendo in questa difficile situazione, è solo combattendo tutti quanti assieme, rimanendo uniti, facendoci forza vicendevolmente, che potremmo superare anche questo momento di difficoltà. Continuiamo a lavorare su questa strada e facciamoci forza. Forza, Lignanesi, ce la faremo a superare anche questa.